va bene. Valli! Munich Riviera? Andiamo a vederti? Il mio anno, batti. Del 65? 65. Minchia, zio, che sei vecchio, traga subito. L'anno 1965 nasceva Mauro Valli, sottoscritto, e questa bellissima Buick Riviera. Secondo me eravamo negli anni in cui le macchine muscolose come quella che state vedendo stavano nascendo. Arrivavamo da una generazione di macchine lunghissime, comodissime, silenziosissime, per arrivare ai supermotori degli anni 70 che oggi fanno impazzire tutti quanti, me e voi. Io per primo e subito dopo a ruota arrivate voi a chiedermi tutte quelle che erano queste macchine incredibili. La categoria è stata battezzata appunto muscle car, quindi le macchine con i bicipiti così, e credo che la Buick Riviera insieme alla Pontiac GTO nel 66 sia stata la prima ad aprire questa breccia, questo mondo, queste macchine che volevano essere spaziose, col baule, con tutto quello che vogliamo per la comodità del viaggio, ma anche dei super motori da 400 cavalli in su. Nello specifico di questa Buick Riviera parliamo di un Nailhead ha una configurazione speciale che andrò a raccontarvi tra poco nella brochure tecnica. Sono 6600 centimetri cubici, 400 pollici la conversione in pollici appunto, per 300 e rotti cavalli di potenza, quasi 330 se non ricordo male il dato tecnico, che andrò a consultare e a confermarvi tra poco. Bellissimi pianali, bellissime le dimensioni e linee strepitose. Io impazzisco per quest'era. Chiaramente le macchine degli anni 50-60 hanno regalato al mondo linee tondeggianti, cromature e sfarzo in ogni dettaglio, però questa la sento un po' più mia come era, sento più il periodo, quindi quando vedo una macchina vecchia e mi avvicino all'acquisto cerco sempre di andare a beccarla in questa fascia di età. Non manca nulla, non manca quello che c'era negli anni 50-60 che erano le cromature, ma sono arrivate le linee un pochino più moderne, le code sono andate a scomparire ma il profilo è rimasto, i paraurti non sono mai stati così lavorati come lo erano in questi periodi, c'erano ancora i dettagli delle scritte in corsivo, la scritta Riviera è scritta nel corsivo di un bimbo di pochi anni di scuola, e non c'era il taglio basso di vetri arrivato dopo, ma tanto ferro e acciaio. Gli interni sicuramente erano un pochino differenti rispetto a quelli degli anni 50, pieni di bottoni, ma non mancano quello che erano le impronte, gli orologioni, i tunnel centrali giganteschi, insomma avevamo linee, ferro e acciaio da buttare via. Siamo sicuramente a bordo di una macchina che da tanto, quando si viaggia su una muscle di questi anni e andiamo piano con le marmitte originali, ci godiamo la silenziosità e la precisione di quello che erano degli 8 cilindri automatici di quei tempi, ma quando buttiamo a fondo l'acceleratore ci divertiamo con qualche cosa che va davvero forte. Adesso se trovo l'apertura del cofano vi faccio vedere cosa c'è qua sotto. Nailhead appunto, come ho detto prima, e vi spiegherò la configurazione nella brochure. 8 cilindri chiaramente, bellissimo da vedere, c'era ancora tutto a vista, un sacco di cavi, un sacco di tubi perché era piena di impianti, e alla guida della macchina, nella brochure tecnica, vi racconto nel dettaglio che cos'era una muscle car, che cos'era una Buick Riviera del 1965. Buick, una compagnia che fu fondata nel lontano 1899 col nome Buick Autovim and Power Company. Diventa solida e stabile sotto il definitivo e attuale nome nel 1903 come Buick Motor Division. Il fondatore David Dunbar Buick regalò uno slogan alla sua creatura che era Made in America by Americans.
Il brand della famiglia GM era di fascia alta, secondo solo al prestigioso marchio Cadillac. Mentre Chevrolet, Pontiac e Oldsmobile lottavano per il terzo posto. È curioso sapere che furono proprio gli ingegneri Buick ad inventare il trasporto su bisarca per la consegna delle macchine nuove, detto Car Holder. Buick è il più vecchio marchio tuttora attivo a costruire automobili. Ha dato vita nel tempo a modelli sempre più belli ed importanti, accontentando il gusto americano per ogni genere e stile. Con il passare degli anni le Buick diventano sempre più belle ed importanti e con le loro tavole da surf sul tetto diventano una vera e propria icona mondiale. Alla fine degli anni 50 cambiano e nascono le code. Nel 1960 si allungano fino a superare i 6 metri e poi i muscoli diventano d'acciaio. E noi oggi ci fermeremo proprio qui, al 1965, con questa fantastica Buick Riviera Nailhead 400 pollici cubici da quasi 400 cavalli. Mauro, a te la chiusura, beh, siamo ma oltre, no, di più della chiusura di Bob Gear Edition di questa sera. Dacci solo qualche indicazione commerciale, quanto vale una vettura così, a cosa bisogna stare attenti, le solite indicazioni che ci dai? Stanno salendo, è la fascia nostra, no? Adesso è la nostra fascia di età, il compratore oggi ha 40-50 anni medio, per cui si avvicina non più alle 40-50 come accadeva prima nella generazione precedente, che piacciono tutti, ma stanno diventando più commerciali le macchine vicino ai nostri anni di età, appunto, di quando siamo nati noi. Le muscle car hanno aperto una breccia nel 64-65, hanno cominciato a vedere luce, hanno cominciato a uscire queste macchine non più solo comode, e adesso bisogna pagarle. Se parliamo di macchine del 65, speciale come questa, col motore che ho nominato prima, nel head, queste valvole in piedi, una configurazione, bisognerebbe dedicare del tempo per spiegarlo, però ma bisognerebbe vederlo funzionare, perché le valvole dritte non l'ha mai vista nessuno con un motore AV, quindi dedicheremo del tempo. Però quando parliamo di queste macchine parliamo di scatole e ruggini brutte a 25-30 mila euro di partenza, poi puoi finire anche a 60 come una macchina che abbiamo sotto gli occhi adesso. Diciamo che la media è 30-40, ma non abbiamo la perfezione, quindi quando vogliamo arrivare al top, alla macchina non solo verniciata bene e cromata, ma ben funzionante, affidabile da usare e goderti tutto quello che era il bello di quelle macchine, quindi ovattato, con un motore che gira basso, un cambio automatico fantastico e un impatto di macchina nuova, non d'epoca. Devi spendere almeno 50.000 euro per avere un risultato. Perfetto. Del genere. Grazie, che Mauro. Sia questa la GTO piuttosto che la Charger, insomma, quelle sono le sorelle concorrenti. Benissimo. Allora, adesso è veramente arrivato il momento di salutarvi, non 2 ore e mezza, ma sono state 2 ore, no, quasi 3 ore di trasmissione. Chiediamo scusa agli ospiti che hanno pazientato così tanto. Grazie Gigi, ci vediamo settimana prossima. Ciao.